a tutti per le pillole di Casavanda. Oggi parleremo di una situazione molto delicata e importante, che è quella delle nostre congiunte, delle persone a noi care, che stanno sul letto molto più spesso, molte più ore, sia durante il giorno ma anche durante la notte, e poi magari si alzano più tardi rispetto ai ritmi normali. Ecco perché può succedere che troviamo degli arrossamenti magari sui talloni o a livello del fondo schiena, degli arrossamenti che possono nel tempo portare a delle problematiche maggiori. Ecco perché oggi vi faccio vedere due posizioni che possono aiutarvi a far rilassare il tessuto posteriore e dando la possibilità alla persona di mettersi sul fianco senza troppa fatica, grazie al vostro aiuto. Prima posizione, noi ci mettiamo dallo stesso lato dove verrà girata la persona. Dovremo avere due cuscini in maniera tale che poi li utilizzeremo per fare il cuneo al dietro la schiena, in maniera tale che la zona lombare, la parte del fondo schiena, stia all'aria aperta. Allora, pieghiamo il ginocchio opposto, prendiamo il braccio opposto e lo appoggiamo sulla spalla. Importante la mano che si appoggia posteriormente in questo modo, dietro al bacino. La mano destra, la vostra mano destra, si appoggerà sulla scapola. In questo modo avrete la possibilità di ruotare la persona cara. Ruoterete piano piano la persona cara, stando sicuri che ci siate voi che la tenete. Prenderete un cuscino e lo posizionerete, voilà, lateralmente. A questo punto farete scendere nuovamente la persona cara e metterete eventualmente, se vuole e sta più comoda, un cuscino lateralmente così alle gambe. Se no, potete lasciare libera la posizione con la gambina tesa. Ovviamente se il cuscino è più spesso, sarà più facile per voi mettere fra le gambe un cuscino. In questo caso non c'è bisogno. Questa è la prima posizione. La seconda posizione, riprenderete il cuscino, riposizionerete giù il vostro caro e farete il contrario. Facciamo un esempio. Il vostro letto è appoggiato al muro e voi dovete girarlo verso il muro. Oppure siete stati per molto tempo sul fianco sinistro e la volete o lo volete posizionare sul fianco destro. Piegherete a questo punto il ginocchio sinistro, prenderete il braccio sinistro e lo appoggerete sulla spalla destra. A questo punto farete leva con il braccio sotto al gomito e girerete piano piano il vostro congiunto in questo modo. In questa posizione la persona si potrà tenere sul letto, prenderete il cuscino e lo posizionerete posteriormente alla schiena. Questo ne potrete mettere anche due. A questo punto la persona si rilasserà e si appoggerà. Ricordatevi che se avete il pannolone dovete aprirlo un pochino. È importante non tenere tutto il giorno il vostro congiunto col pannolone. Quindi ricordate, se c'è un arrossamento, sicuramente l'aria ed eventualmente dei massaggi con delle creme idratanti. Sicuramente anche una telefonata a noi e vi sapremo spiegare meglio come fare. Un caloroso saluto da parte nostra, a presto!